qui a Buenos Aires suona Scott Reynolds. Boh, sembra uno scioglilingua. Infatti ci ho messo 5-6 volte a dirlo bene. Comunque, se sai chi è Scott Reynolds, allora stai guardando il blog giusto. Se non sai chi è Scott Reynolds, allora dammi il tuo indirizzo che ti mando degli scassinatori a casa, così ti faccio lasciare dei dischi e una copia di DVD di Film Age. Forse qualcosa hai capito, sì. Scott Reynolds è il cantante degli Hole. Questa. Anche chi non capisce proprio un cazzo di punk rock, tipo me, sa che se usa il nome The Shenders un punticino scena a casa se lo porta tranquillamente. Ma se vuoi fare molto di più, devi dire ai The Shenders preferivo di gran lunga quando erano gli Hole, ma con Hole non è che dico il gruppo di Quattro Love. Comunque, il problema è che la gente li mette sempre in competizione queste due band. Ma non è che sono ebrei palestinesi, anzi, sono fatti praticamente dalle stesse persone, cambia solamente il cantante. Quindi direi che se ti piace una band, conseguenzialmente ti dovrebbe piacere l'altra. Quindi oggi quanti punti scena faccio se mi vado a vedere Scott Reynolds da solo, visto che non c'è neanche uno dei Descendants? Secondo me 7 li faccio puliti puliti. Franco, soy hincha de Huracán y en Boca va a jugar el mejor jugador de Argentina, que es Ramón Guanchope Ávila. Espero que disfruten sus goles, hinchas de Boca de Italia. È dove ho il maggior numero di followers, soprattutto su Instagram. E comunque un botto che mi riconoscono, mi dicono: no, dai, te sei il Re Gazzelle. Io dico: sì, sono il Re Gazzelle. È bomba, dai. La mossa è questa, c'è Scott Reynolds che ha una side band e quindi è figo, ho paura all'inizio che facesse tutti i pezzi acustici e infatti adesso ho tirato fuori la chitarra acustica. E quindi mi sono levato dai coglioni, come al solito per farmi scappare basta una chitarra acustica. E quindi no, bello, perché sto facendo tutti i pezzi degli Hole, quindi figo. Sono anche molto molto bravi i Regas che suonano con lui. Viva gli orari argentini! Il concerto è finito alle 3.40 quasi. Adesso sono le 4 e ho trovato un bus che mi sta portando a metà strada da dove sto io e poi avrò quasi un'ora da fare a piedi. Il concerto è stato figo la prima parte, quando ho suonato con la banda, poi in acustico mi ha un po' smicchiato in marone, anche perché blizzard pop, sentirlo fare in ogni salsa alla fine un po' rompe il cazzo, purtroppo, dai, anche se va bene, sto qua a dire quanto sia fighi la mostra. E niente, dai, è stato molto molto figo stasera.
Più che altro perché ho conosciuto anche un botto di gente e contatti per i prossimi concerti e video che vedrai sempre qua. Quindi adesso continuo nella notte di Buenos Aires verso San Telmo e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora per essere stato a guardarmi. Bella bella.